Cari telespettatori di Fano TV, bentrovati. Oggi siamo presso la cooperativa Tre Ponti, che anche quest'anno ospita l'assemblea annuale della Proloco con l'approvazione del bilancio. Venite con noi. Giacomo, quanto è importante il valore della Proloco in una comunità come quella di Fano e che cosa ha portato in tutti questi anni? Allora, il valore della Proloco secondo me è molto molto importante per la città. In primis perché quando si parla di Proloco è importante chiarire una cosa che magari molti non sanno. La Proloco è un insieme di persone ma anche un insieme di tante associazioni. La nostra Proloco di Fano è una cosa molto particolare a differenza delle Proloco che esistono nella nostra provincia, perché noi oltre ad avere dei soci abbiamo anche delle associazioni che sono soci della Proloco e quindi è un po' diciamo una sorta di unione di tutta una serie di forze che ci permettono di svolgere una serie di attività, in primis come Proloco, come ad esempio le feste che facciamo durante il periodo del Carnevale, la Befana, il Natale, la Fano dei Cesari, in Gir per Fan, la festa del socio BCC, però ci sono poi tutta una serie di attività che vengono svolte durante l'anno e che le fanno le nostre associate nei vari territori e che rendono importante la nostra città e soprattutto la rendono viva. Infatti dal 2005, quando nasce la Proloco, 2005, a oggi un po' di cose sono cambiate. Sono cambiate tante, siamo diventate, abbiamo più di 500 soci, abbiamo più di 20 associazioni che sono affiliate con noi, quindi i numeri sicuramente sono importanti, ma soprattutto anche gli eventi, abbiamo un bilancio molto importante dove denota che noi siamo riusciti a far crescere, a valorizzare molto di più tutti i contributi che abbiamo ricevuto, perché abbiamo saputo sviluppare una serie di attività legate anche e soprattutto al volontariato che ha dato un valore aggiunto a tutti gli eventi che abbiamo organizzato. Quindi, infatti proprio da volontariato che voglio partire, con questa valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, della tradizione, della comunità, quanto è importante il volontariato in una comunità come oggi? Il volontariato secondo me è fondamentale. Non ci fosse il volontariato, tutti gli eventi, molto probabilmente alcuni eventi non si potrebbero fare. Quindi il volontariato è un po' la base delle nostre attività. Sicuramente non è solo quello, ci sono tante altre cose perché poi andando in alcuni settori anche specifici ci vuole l'esperienza, anche la praticità di persone che lo fanno anche per mestiere. Però il volontariato è quello che ci permette di poter fare tanti eventi, ma soprattutto di farli ad un certo livello, perché sennò altrimenti con le economie che ci sarebbero non sarebbe possibile farlo. Importante un lavoro anche sinergico col territorio. Quello è fondamentale. Noi tant'è l'emblema ce l'abbiamo con l'evento che noi organizziamo in Gir per Fan. Riusciamo ad unire le associazioni che sono affiliate con noi con le altre Proloco del territorio, valorizzando i prodotti del territorio locale, oltre che tutta la parte della città storica e culturale che rappresenta Fano. Quindi è una cosa bellissima e se non ci fosse questa sinergia che appunto abbiamo detto non sarebbe assolutamente possibile. Bisogna lavorare in rete, bisogna fare sistema e il successo della Proloco di Fano qual è per tutte le Proloco che ci stanno seguendo in questo momento? Allora, il successo della Proloco di Fano è che noi collaboriamo con tutte le Proloco, questo è il successo. Ed è un po' successo anche di tutte le altre Proloco. Quindi abbiamo la fortuna di avere un comitato provinciale abbastanza attivo che ci permette di fare un programma soprattutto per il Natale che non ti aspetti, tanto per intenderci, dove noi con il nostro Natale Più partecipiamo, aderiamo e questo ci ha permesso di creare appunto rete con tutte le altre Proloco che fanno circuito. E in questo caso anche il turista ha una scelta molto più vasta, quindi chi viene nella nostra città, nella nostra provincia soprattutto, ha la possibilità di vedere Fano, ma ha la possibilità di vedere tutti gli altri paesi dove vengono svolti i mercatini o comunque tutte le attività natalizie, faccio un esempio del Natale chiaramente, che ci permette chiaramente di avere un valore aggiunto per tutto e per chi viene a trovarci qui nelle nostre regioni. E ricordiamo quanti tesserati sono oggi, Giacomo? Allora, oggi abbiamo circa 240 persone, quindi abbiamo avuto un'ottima risposta, anzi mi dispiace perché ci sono state alcune persone che si volevano aggiungere all'ultimo momento, ma purtroppo per una questione di spazi non abbiamo potuto farlo, però nulla toglie che chi volesse venire a fare il tesseramento può tranquillamente venire. Noi abbiamo la sede sopra
il bar della cooperativa Tre Ponti, dove tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno e mezzo possono venire tranquillamente le persone a fare il tesseramento. Il costo della tessera è di 5 euro, abbiamo deciso di metterla proprio a un prezzo popolare perché per noi far conoscere la Proloco e far parte della Proloco è una cosa molto molto importante e quindi ci teniamo. Bene, allora vi lasciamo festeggiare questa gran giornata con questo gran pubblico, buon lavoro e viva la Proloco di Fano. Certo, grazie a tutto, viva la Proloco, ma viva tutte le Proloco. Oggi è una grande festa per le Proloco di Fano, ma per tutte le Proloco. Sì, esatto, infatti sono contenta di essere qui, di essere stata invitata, perché noi collaboriamo sempre con la Proloco di Fano e con le altre Proloco, perché tra Proloco ci si aiuta ed è bello collaborare, insomma, ecco. È un importante lavoro sinergico, di collaborazione, bisogna fare rete. Qual è il segreto per fare rete tra le Proloco con diverse sfaccettature di territorio e trovare quel comune multiplo che unisce poi tutti i territori? Sì, è molto importante la sinergia e il segreto è essere disponibili, mettersi in gioco, collaborare e divertirsi, perché poi il segreto è quello, ecco, divertirsi insieme e ognuno di noi mettere la propria esperienza in campo, insomma, ecco. E poi è anche importante il discorso del volontariato, che oggi certe cose magari non potrebbero accadere se non c'è una forza lavoro umana. Esatto, esatto, i volontari sono molto importanti, anzi io ringrazio tutti i volontari della mia Proloco e di tutte le Proloco, perché poi faccio parte anche della Proloco provinciale, quindi ringrazio veramente di cuore i volontari, perché senza di loro sarebbe impossibile fare qualsiasi evento, ecco. E poi, come dicevo prima, si lavora, si fatica durante le feste, però poi è bello perché si sta tutti insieme, ci si diverte veramente. Presidente, come ha detto lei, da 23 anni, qual è il segreto di questa presidenza longeva? Perché non lo vuole fare nessuno. Non lo vuol fare nessuno, i giovani si sono avvicinati molto alla Proloco, però chiedergli di fare il presidente non ne vogliono sapere. E allora io cerco di tenere botta, come si dice, no? Però cominciano a crescere gli anni, ma ancora mi sento abbastanza forte per portare avanti la nostra associazione. Qualagna, essendo la capitale del tartufo, noi dobbiamo lavorare molto sul tartufo. Abbiamo grandi opportunità col tartufo perché riusciamo a fare lo stand della Proloco nella festa del tartufo nostra, dove ci dà da vivere per tutto l'anno. Ovviamente il ruolo della Proloco è proprio quello di sensibilizzare il territorio, di fare promozione turistica, gastronomica, culturale, ed Acqualagna riesce con il tartufo e non solo. Il tartufo, difatti noi non facciamo solo Acqualagna, noi andiamo a Porto San Giorgio quando c'è la festa delle Proloco. E anche quella ha la bellezza di 22 o 23 anni di vita, le abbiamo fatte tutte. E poi adesso collaboriamo con Pesaro per la Fiera di San Nicola, e sono 2 o 3 anni che andiamo in Urbania alla festa della Befana. Tra Proloco cerchiamo di darci una mano, se hanno bisogno di un piatto al tartufo io vado ben volentieri, senza nessun problema. Perché la Proloco è sempre accanto a organizzazioni, investimento anche di eventi. Noi organizziamo parecchie cosine anche in Acqualagna, però noi facciamo la Gin Colorando che attira la bellezza di 1500-1600 persone, una camminata colorata dal Furlo, tra il Parco della Golina al Furlo, fino ad arrivare Acqualagna tutta a piedi, lanciando dei colori, e la gente si diverte così. Poi facciamo la fagiolata in piazza, abbiamo una manifestazione che è l'ultima spiaggia, che è quella che chiude le manifestazioni nostre estive, che è sempre dopo il Ferragosto. Tutto questo, Presidente, grazie a una forza lavoro che è volontariato. Come no, come no. Poi adesso abbiamo il Palio del Re, che è un'altra associazione nostra affiancata, che ci sono le taverne, c'è sta sfida sul campo sportivo delle squadre, delle contrade. No, ci diamo da fare abbastanza.
le persone sono sempre quelle, e quello è il problema più grave. La Proloco, le altre associazioni sono sempre quelle lì che fanno viva il paese. Ecco, vogliamo approfittare di questa intervista per dare un lancio e di coinvolgere più gente nelle Proloco? Io farei l'invito, ma è che il problema non ci avvicina nessuno. Quando ci sono le riunioni, mi dico, dopo mi trovi sempre da fare qualcosa, allora non ci vengo, ha capito? Bisogna essere partecipi. No. Ma noi, anche noi come Fano, abbiamo diverse attrezzature e la diamo alle Proloco nostre vicine che fanno le manifestazioni, gli diamo la mano, però purtroppo i giovani lavorano, non gli puoi chiedere di non andare a lavorare per... Sicuramente qualcuno si avvicinerà in più dopo questa intervista. Buona giornata. Speriamo. E buon lavoro. Buona giornata a voi, e oggi qui a Fano si mangia sempre. È un divertimento, venire giù a Fano è sempre un divertimento. Doppio incarico, ecco, questa giornata oggi è importante per le Proloco. È una giornata importantissima per le Proloco, la Proloco di Fano, come le definisco io, è una grande famiglia la Proloco, quindi qui vediamo tantissima gente che è attaccata alla Proloco, quindi è attaccata al territorio. Faccio i complimenti a tutte queste persone che si dedicano al volontariato, porto i saluti del presidente regionale che oggi ha avuto un impegno istituzionale anche lui, e quindi forza Proloco, viva le Proloco. Poi andiamo avanti così. Lei molto giovane, per stimolare anche i giovani ad approcciarsi e ad avvicinarsi al mondo del volontariato della Proloco, oggi cos'è che bisogna essere più incisivi? Su cosa? È molto difficile far venire i giovani in Proloco, però noi come piccola realtà, posso portare l'esempio, li coinvolgiamo in tutto quello che un po' può piacere a loro stessi. È inutile che gli facciamo organizzare cose che non piacciono, quindi cercare di coinvolgere maggiormente su quello che gli piace. E avete in programma qualcosa nei prossimi mesi, in tutta questa stagione? In questa stagione noi Urbania siamo famosi per il crostolo, a fine agosto abbiamo la nostra sagra, a gennaio abbiamo la nostra festa nazionale della Befana, ma proprio per i giovani quest'estate stiamo organizzando delle serate proprio per loro. La giornata dove la Proloco insomma racchiude tutti i suoi soci, festeggia il bilancio, l'approvazione del bilancio, e festeggia anche la sua assemblea annuale con tutta questa gente presente, ma festeggia anche tanti tesserati. Esatto, questa mattina abbiamo fatto la riunione appunto per l'approvazione del bilancio, che è stato approvato all'unanimità il bilancio, eravamo circa una cinquantina di persone per appunto fare questo, e invece tutti siamo più di 200 persone tesserate qui a mangiare, a festeggiare l'andamento dello scorso anno e prepararci per quello che verrà. È stato un anno molto intenso quello trascorso, ma lo sarà anche quest'anno con le nuove iniziative, sempre pronti al territorio, a valorizzazione turistica e culturale. Esatto, la Proloco nasce proprio a questo, per promuovere il territorio, e noi ce la mettiamo tutta con qualsiasi evento, cerchiamo di partecipare e di supportare anche altre associazioni che fanno degli eventi sempre per il territorio e per promuovere. Le persone presenti qui quest'oggi al pranzo si sono tutte tesserate, quindi abbiamo già più di 200 tesserati nuovi per quest'anno. Per chi invece non è presente qui in questa giornata, praticamente può contattare la Proloco al numero di sovraimpressione per potersi tesserare. Gino, anche quest'anno la Proloco con la cooperativa Tre Ponti suggella il matrimonio, questa forte collaborazione e tantissima presenza anche oggi. Sì, quella era importante, la tantissima presenza. Poi naturalmente la cooperativa Tre Ponti con la Proloco è un binomio che funziona bene sul territorio, perciò è un nostro piacere avere ospite la Proloco con i suoi naturalmente non 500 soci, perché qua non ci stiamo, oggi siamo solo 260 persone, non poche a dire la verità, però questo evento importante nella città di Fano, tutti gli eventi che la Proloco si mette in gioco, la cooperativa Tre Ponti li avvicina.
questa Proloco con le sue associazioni fa tanto, dà tanto valore alla città di Fano. Il volontariato, io dico sempre che tante associazioni del territorio, molte sono legate alla Proloco, devi pensare che oltre i 500 soci noi abbiamo 20 associazioni collegate a noi. Abbiamo ultimamente anche aggregato un'associazione di Rocco Sambaccio, adesso mi sfugge il nome, che praticamente è un territorio già che esulava un po' dal centro città, però ecco il fattore di aggregare un territorio, perché la cosa più importante è sempre l'aggregazione. Se noi partiamo da un presupposto in giro per Fan, dove noi siamo stati bravi in 12 anni, no? Siamo alla 12esima edizione, di mettere nei vari punti di degustazione la Proloco di San Costanzo, la Proloco di Mondolfo, la Proloco di Acqualagna, la Proloco di Urbania e la Proloco di Monteporzio, se non vado errato, l'ultima arrivata, avevamo Montelabate con la pesca. Ecco, questo è un territorio e secondo me le Marche, la provincia di Pesaro e Fano, che è un territorio bellissimo, vabbè, io ci sono nato, è troppo semplice, parliamo di parte, però ecco, un territorio con un entroterra bellissimo, perciò noi abbiamo la fortuna di avere mare e monti, no? Perché a poca distanza poi abbiamo dei paesi bellissimi, Urbino, chi ne ha più ne ha, ne metta, insomma, un territorio bellissimo. E io ritengo che le Proloco sono la cosa più importante del volontariato. Viva le Proloco! Roberto, anche Rocco Sambaccio, il territorio di Rocco Sambaccio, presente in questa giornata di oggi? Sì, abbiamo iniziato a far parte della Proloco, abbiamo iniziato l'anno scorso, sinceramente quest'anno ci hanno richiesto di collaborare, quindi ben volentieri quello che possiamo fare nel nostro piccolo, perché è una piccola associazione, non è... Molto vicino al territorio fanese però. Molto vicino al territorio fanese, anche perché poi nelle periferie non c'è nulla, e quindi noi cerchiamo di mantenere vivo quello che si può fare per i locali, diciamo, per le persone del posto. Perché in questi casi, come le piccole realtà di Rocco Sambaccio, è importante fare rete, fare squadra, fare sistema. Sicuramente sì, perché essendo poi anche poche persone devi cercare di aiutare tutti, diciamo, no? Di collaborare con tutti. Qualcosa in merito alle prossime organizzazioni future? Ma guarda, ci stiamo lavorando per il mese di maggio, di fare qualcosa lì sul luogo, qualche passeggiata in mezzo al verde, che maggio si dovrebbe presentare bene, speriamo, con il tempo, di fare una bella passeggiata in mezzo al verde e una cena anche con le erbe del posto, diciamo, erbe di campo. Quindi sfruttare anche i prodotti della natura. Certamente, sì, come no. Bene, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti voi. Siamo quasi al termine di questa giornata, dove c'è stata l'assemblea annuale della Proloco con l'approvazione del bilancio, il tesseramento. Tantissimi hanno partecipato a questa giornata. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo un buon proseguimento con i programmi di Fano TV. A presto!